Ciao a tutti ragazzi, oggi vi farò vedere come creare questa pasta di mais, conosciuta anche come porcellana fredda. È una pasta molto economica, con pochissimi ingredienti facilmente reperibili. Partiamo! Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è innanzitutto dell'amido di mais, dell'olio Johnson, colla vinilica e un po' di succo di limone. Iniziamo. Prendo la mia bilancia e vado a mettere 125 grammi di amido di mais. Dopodiché ho bisogno di 125 grammi di colla vinilica. Questa qui è la versione di pasta di mais a freddo, troverete anche una versione magari sul web cotta, che prevede la cottura. Questa qui non prevede la cottura. Va a mettere la colla vinilica dentro un contenitore che usiamo per il nostro hobby, mi raccomando non usatelo poi per mettere gli alimenti. Aggiungiamo un cucchiaio di olio Johnson. Perfetto. E un cucchiaio di succo di limone. Mescoliamo il tutto. Andiamo ad aggiungere la maizena. Un po' alla volta. E la nostra pasta di mais è pronta. Va conservata ricoperta di pellicola, perché questa è una pasta che si asciuga all'aria. Se risulta troppo morbida basta aggiungere l'amido di mais nella lavorazione, mentre se risulta troppo dura possiamo aggiungere un po' di olio Johnson e così via. Per colorarla va colorata con l'acrilico. Ora vi faccio vedere come si fa. Vedete, ha una consistenza molto soffice, molto levicata e a me piace molto. Possiamo usare direttamente il tubetto dell'acrilico, direttamente dal tubetto, andiamo a... È simile alla pasta di sale, ma non risulta, non si vedono granelli, nulla, perché l'amido di mais è molto fino. Ovviamente il colore fa diventare la pasta più appiccicosa e soffice, e basta aggiungere un po' di maizena per farla diventare come prima. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, mi raccomando fatemelo sapere con un bel mi piace e iscrivetevi per non perdere i prossimi video. Un bacione a tutte, grazie del supporto che date ogni giorno al mio canale.